Roma, Lazio Parma, i giocatori sono quasi pronti ad entrare in campo, ormai manca pochissimo, vedete l'arbitro Trentalange sullo sfondo, vediamo i protagonisti e in campo già, anzi sugli spalti c'è uno splendido spettacolo, c'è l'inno della Lazio che echeggia dagli altoparlanti dello Stadio Olimpico, un'aquila nel cielo e tutte le sciarpe e le bandiere biancocelesti al vento, propiziatorie per quella che sarà questa partita estremamente attesa. Vi dicevo prima delle formazioni delle due squadre, scopriamo insieme quella del Parma con Bucci, Mussi e Di Chiara, Minotti, Apolloni e Couto, Sensini, questa è la vera novità, si attendeva Brolini, invece probabilmente alla ricerca di una maggiore copertura Scala mette dentro l'argentino Sensini, poi tutto confermato, Baggio, Crippa, Zola e Aspria. E intanto è veramente di grandissimo livello lo spettacolo che sta offrendo in questo momento lo Stadio Olimpico, merita questa inquadratura totale. In panchina intanto per il Parma ci sono il secondo portiere Giovanni Galli, poi Castellini, Pin, ben arrivo recuperato soltanto per la panchina, Branca che non è ancora al meglio, viene tenuto almeno inizialmente in panchina. Eccolo qui Beppe Signori, l'uomo tanto atteso, due volte il capocannoniere del campionato italiano, è lui l'arma in più della Lazio, è lui il braccio armato della squadra di Zeman che oggi si schiera con Marchegiani, Negro e Favalli, Di Matteo, Bergodi che quindi all'ultimo è stato preferito a Cravero, poi Ciamotte, il perno della difesa biancoceleste, Rambaudi, Venturin, sembrava ci fosse un dubbio sciolto all'ultimo tra Venturin e Fuser, Venturin in campo con la maglia numero 8, poi Boxic, Winter e naturalmente Beppe Signori. Dicevo della panchina, c'è Fuser, c'è Cravero, naturalmente il secondo portiere Orsi, poi Baci e Casiraghi pronto ad inserirsi in campo per alimentare magari ancora di più il tridente. Qui vedete il signor Trentalange alla sua 61esima partita in Serie A, 37enne medico torinese, fischietto in grande crescita, uno assolutamente a mio avviso dei migliori del nostro campionato. Ecco Dino Baggio, uno degli acquisti più importanti del Parma durante l'estate, probabilmente il miglior giocatore dell'Italia ai mondiali americani. Aspria, ci si attende molto da lui questa sera in chiave Parma, molto temuto dalla difesa della Lazio, la difesa in linea, il reparto che almeno sulla carta nella prima esperienza Zeman con la Lazio qui era abbastanza temuto, il reparto difensivo, i quattro in linea, parte della stampa, della critica temeva che i schemi di Zeman non fossero particolarmente adattabili agli uomini in possesso del tecnico boemo, invece sino a questo momento direi i dubbi sono stati fugati, ma chiaramente Aspria sarà una prova del 9 fondamentale. Qui intanto vediamo quanto c'era stato preannunciato con scambio di fiori tra i piccoli protagonisti forse di un domani, sicuramente i tifosi di oggi, con i grandi campioni di queste due formazioni. Quindi una Lazio che è stata esaltata anche nella sconfitta di Milano, forse proprio da una sconfitta la Lazio può aver preso coscienza di quella che è la sua forza contro il Parma, che invece è una formazione consolidata che deve raccogliere adesso quello che è il lavoro fatto in un biennio. Vi dicevo dei match, delle piccole sfide contenute in una grande partita, naturalmente quella tra Zola e Signori, ma anche quella già annunciata tra le due panchine, Zeman e Scala, due modi diversi di intendere una zona, sempre comunque all'insegna dello spettacolo. È chiaro che poi il super spettacolo è assicurato dalla Lazio, se vogliamo, nel bene e nel male, e anche poi una sfida in tribuna, una sfida di prestigio tra i due proprietari, tra le due grandi menti di queste società, Tanzi per quanto riguarda il Parma e il presidente Cragnotti per la Lazio. Abbiamo visto Boxic, l'uomo di grande movimento dell'attacco della Lazio, qualcuno gli rimprovera di vedere per così dire poco la porta, di segnare poco, però quest'anno già due gol per lui. Intanto, come probabilmente potete sentire, sta esplodendo nel vero senso della parola l'entusiasmo qui all'Olimpico, non c'è il tutto esaurito ma comunque un grande colpo d'occhio, il contorno adeguato per questa grande serata. La regia indugia ancora su Dino Baggio, primi piani meritati, vi dicevo un giocatore fondamentale per la nazionale italiana, si è autodefinito in qualche modo lo zingaro d'oro d'Italia, ha girato tante squadre ma ha girato tante e direi soltanto squadre di prestigio, partendo dal Toro arrivando al Parma, finora ha vinto una Coppa UEFA e la medaglia d'argento ai mondiali, un palmarès che ha dichiarato proprio ieri
andrà rimpinguato quanto prima e venire a Parma, è stata per me la scelta migliore. Tino Asprilla, la sua velocità, se controllata ma anche se lasciata poi esplodere in questa partita, potrebbe essere un'arma terribile per Zeman, che sembra quasi riflettere su quello che potrà essere questa partita. Una sfida importante, l'ha già affrontata contro il Milan, l'ha persa e l'ha vinta al tempo stesso. Adesso davanti al suo pubblico bisogna vincerla in tutti i sensi. Abbiamo visto Beppe Signori, il grande bomber, ha detto: noi li attaccheremo subito perché vogliamo e dobbiamo vincere. Eco Scala ha detto: sarà la Lazio comunque a rischiare, noi siamo nelle condizioni ideali, siamo primi in classifica, possiamo giostrarci questa partita, ma se dovessimo vincere poi la gara, allora per la mia formazione il campionato diverrà veramente interessante. Interrogato sul tridente della Lazio, ha detto: no, non mi spaventa, in fondo se la Lazio ha un grande attacco, noi abbiamo una splendida difesa. Attenzione però, subito la Lazio che va a scheggiare la traversa di Pucci dopo 21 secondi. Rivediamo immediatamente dal nostro replay, palla che va a scheggiare la traversa, subito l'occasione con Rambo Rambaudi, cerca il piatto destro a superare Bucci che ha visto leggermente avanzato, lo rivediamo da tutte le angolazioni possibili. E allora aveva ragione Signori quando dice: noi li attaccheremo subito perché vogliamo e dobbiamo vincere. Ma attenzione anche alla risposta del Parma, Winter ha recuperato il pallone, prova il lancio in una zona dove non ci sono giocatori biancocelesti e allora può ripartire il Parma da Fernando Couto. Vi ricordo rapidamente le formazioni: Marchegiani, Negro e Favalli, Di Matteo, Bergodi e Chamot, Rambaudi, Venturin, Boxic, Winter e Signori per Lazio. Parma in maglia da trasferta gialla con Fregi blu, con Bucci, Mussi, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Couto, Sensini, Baggio, Crippa, Zola e Asprilla. È proprio Crippa in possesso di palla e va a guadagnare la rimessa laterale in zona d'attacco. Lui tra i giocatori del Parma è forse quello che ha maggiori esperienze di campionati di vertice, visto quanto è riuscito ad ottenere con il Napoli. Prova il lancio a Polloni, trova pronto Marchegiani. Controllo di Boxic imperfetto, riparte Di Chiara. Ancora Crippa, va giù nel contatto con Di Matteo, si prosegue, Boxic si fa vedere Signori, Boxic porta palla, Signori è largo sulla sinistra, e Boxic si allarga però, cerca di andare al cross, non lo trova, soltanto rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Lazio. Partenza straordinaria di questa gara, veramente non potevamo attenderci di più, 21 secondi sul cronometro e già i legni della porta di Bucci che hanno tremato, così come probabilmente il cuore di Scala. Rambaudi, autore della conclusione precedente, lo abbiamo rivisto all'opera, questa volta con il sinistro, uno dei figli prediletti, per così dire, naturalmente calcisticamente parlando, di Zeman. Lui è stato uno degli artefici del grande tridente del Foggia delle Meraviglie, Signori, Rambaudi, Baiano. Due terzi si sono ricomposti adesso qui a Roma. Il rinvio di Bucci, sfiora la palla Sensini, la tocca Winter, Boxic resiste alla prima carica di Apolloni, lo ha fermato però regolarmente Baggio. Capitan Minotti, recupera ancora Winter, poi Crippa su di lui, forse c'è la spallata dell'olandese, è dello stesso avviso 30 Lange, calcio di punizione in favore del Parma. Qui rivediamo l'intervento di Spalla a spostare nettamente Massimo Crippa. Notevole, naturalmente argomento punizioni è stato sviscerato a lungo in settimana, ci sono due super specialisti come Zola e Signori, una distanza però direi quasi proibitiva, ma nulla è impossibile con questi due frombolieri. Con cura ha sistemato il muro Marchegiani, prova Couto di potenza, allora è andata a infrangersi sul muro, poi Zola trascina il pallone oltre la linea bianca. Ancora un anticipo su Rambaudi, cerca di correggere qualcosa Zeman, colto dall'occhio delle nostre telecamere. Poi Boxic, Di Matteo cerca di verticalizzare, c'è una deviazione, pallone che arriva comunque al croato,
fa partire il cross messo fuori da Minotti, poi Bucci senza problemi va al rinvio immediato. Cavalli anticipato a Spriglia, poi Chamot, duello tutto sudamericano, manca il pallone Chamot, le finte di Spriglia, cross sul secondo palo, arriva Crippa in scivolata. Rivediamo l'azione nata da un errore di controllo di Chamot, è stato bravo Marchegiani ad allungarsi, il pallone probabilmente sarebbe terminato sull'esterno della rete, comunque per sicurezza il portiere nazionale lo ha messo in calcio d'angolo. È il primo corner della serata per il Parma, battuto tagliato sul secondo palo e ce ne sarà un altro per il tocco di Boxic questa volta. Scala ha rinunciato alla tentazione di schierare il suo tridente anche perché Branca non è nelle migliori condizioni fisiche. Spazio a Sensini, preferito a Brolin, proprio per assicurare una maggiore copertura contro la Lazio Champagne. Secondo corner per il Parma, nel mucchio, Couto. Sensini anticipato da Favalli, va a guadagnare ancora la rimessa laterale. Aspetta lo stesso Sensini a cercare Spriglia in area. Si distende la Lazio, Pinter. Boxic di sponda, poi Di Matteo. Signori, c'è la sovrapposizione di Favalli, taglia il campo invece Signori, ancora a cercare il croato. Palla troppo lunga, c'è stata però una deviazione di Di Chiara, lui romano puro sangue che torna nello scenario tanto sognato, quello dello Stadio Olimpico. Favalli, viene Mussi in copertura su Signori, poi Sensini, si propone ancora Roberto Mussi, Minotti costretto a calciare lontano per il pressing di Winter. Favalli, ancora un lancio a saltare il centrocampo, Couto, solo Chamot, viene fuori Zola, i primi applausi della Nord per lui. Winter cerca di giocare ancora di sponda, Boxic ha subito l'intervento da dietro, falloso di Sensini, ha guadagnato calcio di punizione sulla tre quarti, quadrato Nando Orsi, poi Gigi Casiraghi, Roberto Cravero, Diego Fuser e anche Bacci a testimoniare che l'organico della Lazio quest'anno è decisamente completo, tanto da potersi permettere per una partita così importante di schierare giocatori di livello, firme importanti, quelle che abbiamo visto nell'inquadratura precedente, soltanto in panchina. Favalli inquadrato, due volte campione europeo a livello under 21, con la nazionale di Maldini. Mussi, con un lancio di Fernando Couto, Spriglia di testa anticipato Bergodi, poi Zola costretto a dietreggiare, però ancora Zola attaccato con successo da Venturin. Boxic, copertura di Chiara, poi Gigi Apolloni, ancora Zola, Di Matteo, nuovo playmaker della formazione biancoceleste. Negro, pronto Minotti. La Lazio ha qualche problema a costruire con ordine le sue azioni proprio per il grande pressing del Parma. Couto viene deciso in scivolata a fermare Boxic, reclama poi la rimessa laterale, forse c'era stato un ultimo tocco del croato, l'arbitro l'ha segnata comunque alla Lazio. Boxic fermato da Minotti, poi Mussi, Couto, ancora un lancio, tuttavia un po' troppo spesso il pallone Fernando Couto, lo riconquista la Lazio con Winter. Chamot, Favalli cerca di recuperare il pallone, interviene a gamba tesa. L'arbitro è andato a richiamarlo, rivediamo. È l'intervento brutto su Sensini. Cartellino giallo, il primo della gara. Ammonito quindi Favalli. Quando siamo al nono minuto del primo tempo,
punteggio di 0-0 tra Lazio e Parma. La Lazio però, che ricordo, dopo 20 secondi è andata a cogliere la traversa nella porta di Bucci con Rambaudi. Bussi, posizione d'ala, fa partire il cross per Zola, esce Marchigiani, poi allontana Di Matteo, cerca un pallonetto da centrocampo, praticamente il Parma con Marchigiani leggermente avanzato. Primo piano per Luca Marchigiani, anche lui ottimo protagonista del mondiale statunitense dell'Italia. Con le mani Negro, la sponda di Venturin, salta Crippa, un largo, un pallone impossibile anche per il dinamismo di Boxic, dichiara Apolloni. Ora Crippa, ha sbagliato questa volta il tocco, ci riprova la Lazio, fallo di dichiara su Rambaudi. Attenzione, battuta corta, Venturin taglia il campo dalla parte opposta, chiama l'azione anche Favalli. Fa partire un centro, Boxic ci tocca, ma non può impensierire Bucci. Tira sempre molto tranquillo Bucci. Un grande rendimento, tanto da essersi poi meritato le attenzioni di Sacchi, che ha portato con sé una trasferta statunitense. Rambaudi, ancora Bergodi, ancora Favalli, c'è incomprensione con Vinter e soprattutto impreciso il tocco di Favalli. Mussi ha già effettuato la rimessa, Couto ha cercato ancora il lancio, l'ho intuito questa volta signori, e Bucci è costretto a uscire fuori dalla sua area con i piedi, mettere il pallone in fallo laterale. Sempre molto pronto, molto astuto signori. Abbiamo già evidenziato come Fernando Couto, appena entra in possesso di palla, va subito al lancio con il destro. Questa volta l'ho anticipato, è andato a ribattere il suo tentativo signori. Il pallo però è stato troppo lungo, non ha potuto poi un po' per Bianco Celeste controllare il pallone. È Winter che si incarica della rimessa. Signori, cerca di prolungare, trova Boxic, fallo di Minotti, e attenzione perché questo calcio di punizione invece è pericoloso, c'è anche ammonizione per l'intervento da dietro di Minotti, giusta questa ammonizione da parte di Trentalange. Secondo cartellino giallo, uno per parte dopo quello di Favalli e anche Minotti, ma dicevo attenzione a questo calcio di punizione, signori, è uno specialista. E qui siamo in zona pericolo, zona luci rosse per Bucci. C'è anche Di Matteo, zona battuta. Corposa la barriera preparata da Bucci. Anche Vinter, ma sarà signori a provare il suo sinistro, un passo e tiro. Ormai solo il fischio di Trentalange, quindi la distanza regolamentare, prova signori, tagliato Bucci, mirandolo, e poi la Lazio non riesce nel tap-in, si sono disturbati Rambaudi e Boxic. Rivediamo signori, pennella ancora, un passo e tiro, grande potenza, anche precisione, tocca Bucci, fa quello che può, arriva Fernando Couto nel mucchio ed è forse lui a deviare. Rivediamo, vedete la deviazione, la palla tocca la traversa, resta in campo, arriva Couto prodigiosamente, grande tempismo, è stato Couto invece ad anticipare sia Rambaudi che Boxic e a mettere il pallone in calcio d'angolo, e la Lazio in 13 minuti è già andata a toccare due volte la traversa del Parma. Inquadratura per Zeman, sempre impenetrabile, rimasta a terra nell'intervento Fernando Couto. Grande tempismo il suo, splendida questa inquadratura che ci offre Danilo Zanon, gustiamola assieme, vedete il pallone che sta per infilarsi, prodigioso l'intervento di Bucci, fortunato anche perché tocca la traversa, però il pallone resta lì e allora è bravissimo Couto, guardate, anticipato di un nulla, Boxic
è riuscito a mettere il pallone in calcio d'angolo, adesso è costretto ad uscire, sempre in virtù dei nuovi regolamenti, non bisogna neanche più ricordarlo ormai, direi, dopo il mondiale, dopo le prime giornate di campionato, ormai tutti gli appassionati credo avranno capito bene quelle che sono le nuove regole. Couto costretto ad uscire, e questa è comunque un'assenza temporanea, naturalmente rientrerà tra poco Fernando Couto, almeno questo ci auguriamo, però vedo che l'arbitro non ha assegnato il calcio d'angolo, probabilmente ha visto o immaginato un ultimo tocco di Boxic, vedete quanto vi dicevo che Couto adesso è già pronto naturalmente a rientrare, probabilmente c'era il calcio d'angolo, l'arbitro non l'ha assegnato, si è ripreso con la rimessa di Bucci, intanto Couto rientra, quindi siamo ancora 11 contro 11. Intervento di Di Chiara, riesce a filtrare Di Chiara, prova a puntare l'area avversaria, Alberto Di Chiara con un passato prima da centravanti, poi da tornante di sinistra, inventato a Firenze terzino di spinta. Minotti anticipa regolarmente, questa volta Boxic, Zola, ora Spria, buono l'anticipo di Ciamotto, non controlla però il pallone la Lazio con Negro, inquadratura della curva nord, la sede, l'anima vera del tifo laziale. Minotti, Zola cerca di far proseguire a Spriglia, Bergodi protegge l'uscita con i piedi di Marcheggiari, trattenuto da Crippa Venturin, pronta la munizione anche per Crippa, e lo rivediamo, lo salta netto in agilità Venturin, non può far altro che trattenerlo per i pantaloncini. Massimo Crippa, terzo ammonito della gara dopo Minotti e Favalli. Ancora Venturin, Winter, Couto, impreciso però in questi rilanci, è fortunato perché in questo caso poi Rambaudi non aggancia, si perde questa opportunità per la Lazio. Sono 17 in questo istante minuti nel corso del primo tempo, poi ci sarà anche qualcosa da recuperare, 0-0, ma la partita che ha già preso direi la sua fisionomia, una Lazio decisamente votata all'attacco, Parma per il momento controlla e poi risponde prontamente lanciandosi anche nella metà campo avversaria. Ora Bussi pressato da Winter, fallosamente però, rivediamo l'intervento, grande mestiere di Roberto Mussi, sempre molto tranquillo, molto accorto. Ciamotto, Favalli, Couto, e pallone in fallo laterale, non ha giocato benissimo sino a questo momento Fernando Couto, ma nell'occasione più importante è stato assolutamente decisivo. Negro, Massimo, avanti, guadagna la rimessa laterale. Sì, Maurizio. Massimo, abbiamo assistito a una scena curiosa. Scala si è alzato dalla panchina, è andato verso il quarto uomo e ha chiesto lumi circa il motivo per cui a Fernando Couto non era permesso di rientrare in campo. Il guardalino gli ha spiegato naturalmente che questo era il regolamento e è finito con un sorriso. Eh beh, non poteva essere altrimenti. Grazie Maurizio, spiegazione direi esaudiente per quanto riguarda Scala dal quarto uomo, ma quando poi tutto finisce con un sorriso, quando non c'è animosità anche in partite di questa importanza, direi che comunque un segnale estremamente positivo. Favalli, lo scambio con Winter, pallone che filtra per Rambaudi, c'è Boxic accanto, lo serve, il cross è deviato ancora da Couto, pallone che si impegna, Minotti evita il calcio d'angolo, Favalli fa partire un centro arretrato, ancora Minotti, Dino Baggio, pallone che resta lì, attenzione a Rambaudi, si alza però la bandierina del guardaline, chiamato un fuorigioco, non so se proprio di Rambaudi, questa
chiedendo lumi sulla decisione al guardaline. Baudi estremamente vivo e pericoloso in questi primi minuti. Il pallone Negro pronto a cercare Rambaudi, scivola, non riesce a controllare il pallone, lo fa per lui Apolloni e quindi riparte il Parma. Couto, Baggio forse toccato da Di Matteo, Mussi recupera Venturin, Boxic, puntuale l'intervento in scivolata di Gigi Apolloni, Apolloni tra l'altro romano, a proposito auguri, si è sposato civilmente in settimana, Apolloni poi sta preparando il matrimonio in chiesa, anche lui è stato un buon protagonista del mondiale, ma molti dei giocatori che abbiamo in campo lo sono stati anche per varie formazioni come ad esempio Chamotte. Questa è una partita che ha tanti protagonisti doc, Venturin, poi pallone filtrante per Signori, taglia fuori Minotti, attenzione Signori, cerca spazio, lo trova, vince anche un rimpallo, c'era però fuori gioco. Si lamenta Signori, c'è stata la segnalazione del guardaline, non è d'accordo Beppe Signori, non so se abbiamo un replay, onestamente neanche io sono molto d'accordo con il collaboratore del signor Trentalance, comunque si prosegue. Cattura di Baggio per Aspriglia, chiuso. Pressing di Crippa, Negro, girato a Spriglia, Venturin, Rambaudi, tutto laterale per Di Matteo, si fa vedere Winter, anche Favalli, riceve l'olandese, sovrapposizione di Favalli, il tocco per Signori, cerca spazio, Signori in area, va giù al limite, vuole il calcio di rigore, l'arbitro gli concede un calcio di punizione proprio ad un metro, forse anche meno, dalla linea dell'area, il fallo è netto e ha ragione a mio avviso Trentalance, questo poi lo rivedremo chiaramente, il fallo è di Minotti, tra l'altro Minotti che è già stato ammonito, è andato a sgambettare Signori all'ingresso dell'area, dicevo questo scontro poi lo rivedremo alla moviola di Silvio Sarta. E Fulvio Collovati subito alla fine della partita, ma attenzione a questo calcio di punizione, ancora un duello prevedibile, Signori Bucci, posizione leggermente più angolata, fischi ancora Trentalance, si allontana adesso Di Matteo, si lamenta Signori, vuole il rispetto della distanza, pronto Beppe Signori, ora il sinistro lo usa invece per far filtrare il pallone, ha provato un altro schema la Lazio e dichiara dopo il tocco della barriera può allontanare in fallo laterale, ma è una Lazio che preme ed è un Parma che comincia a soffrire. Crippa, grande lottatore, guadagna la rimessa laterale, sono 23 minuti nel corso del primo tempo, il punteggio sempre di 0-0 tra Lazio e Parma. Il rinvio di Bucci, controlla Sensini, poi Baggio approfitta dell'indecisione di Favalli, vince anche un rimpallo il Parma, Baggio posizione d'ala, fa partire il cross deviato, sarà calcio d'angolo, errore nel controllo di Favalli che alla fine ha fruttato un corner al Parma, Parma che sino a questo momento è riuscita a sfruttare in fase offensiva però soltanto errori da parte della difesa della Lazio, quello di Favalli in questo momento, quello di Chamotte qualche minuto fa.
battuto il corner ancora nel mucchio, anticipato di Nobaggio, Boxic porta fuori il pallone dall'area. Prova ad andare in velocità, l'ha fermato Di Chiara. Lo riceve da Couto. Ancora Di Chiara, chiuso da due giocatori avversari. Rambaudi, scivolata Di Chiara in tackle, giudicato falloso da Trenta Lange. Calcio di punizione per la Lazio. Gioco abbastanza spezzettato che però, se possibile, non sta perdendo, proprio per quello che è l'interpretazione delle due squadre, direi soprattutto in questi primi minuti per merito della Lazio, non sta perdendo il dinamismo. Favalli, Winter, controllato da Mussi, raddoppia anche Crippa. Mussi riesce a strappare il pallone all'avversario, offre a Couto, solito lancio. Sensini, oggi di Zola per Di Chiara, arriva in scivolata a Negro. Sarà rimessa laterale per il Parma. Più accorto naturalmente lo schieramento di Scala. D'altronde sa perfettamente di dover affrontare una Lazio rampante. Chiaramente ha disposto i suoi uomini, sì, con una mentalità anche offensiva, ma anche molto accorti a quelle che sono le mosse dell'avversario. Pallone in profondità per Signori, prova la botta al volo e la Lazio va in vantaggio. Beppe Signori, un gran gol! Esplode l'Olimpico! Lo abbiamo rivisto e dobbiamo rivederlo, l'imbeccata di Boxic. Pallone che salta Mussi, guardate il coraggio di Signori che va in scivolata, forbice bassa di sinistra, guardate come riesce ad arpionare il pallone dall'angolo giusto, è beffato Bucci, qui lo rivediamo, palla in fondo al sacco, è probabilmente un pizzico di responsabilità anche per l'estremo difensore del Parma. Lazio che sblocca la situazione al 26esimo con il gol di Beppe Signori, gol numero 52 con la maglia della Lazio. È incredibile il tabellino di questo giocatore, è la sua 92esima partita in Serie A, è il suo 64esimo gol, 6-4, straordinario. Lazio 1, Parma 0. E adesso tutto quello che vi stavo dicendo bisogna azzerarlo. Il Parma deve adesso soprattutto farci vedere quella che è la sua dimensione offensiva, ma attenzione perché la Lazio non è certo squadra e si accontenta di un gol, non è assolutamente nella mentalità del boemo. Boxic, Favalli, gioca bene la Lazio, palla in avanti, Signori prova a girarsi, ribatte Couto, allontana Minotti, colpo di testa di Ciamotto, fuori gioco di Signori. Per Signori è il quarto gol stagionale e sentite il tifo della Nord, non solo naturalmente, un po' tutto l'Olimpico che si tinge di biancazzurro. E adesso ci sono dei fischi rivolti verso la tribuna, credo che ci sia Arrigo Sacchi in tribuna, cui feeling con la tifoseria laziale non è certo straordinario per quanto accaduto al mondiale, e magari qualche riflessione Sacchi, anche se a posteriori, potrebbe anche farla su Beppe Signori. Naturalmente le nostre telecamere cercheranno un attimo di scoprire chi è l'indiziato. Direi che dai fischi rivolti verso la tribuna dovrebbe essere un Sacchi, che peraltro questa mattina qualcuno aveva annunciato. Prova intanto a Spriglia, il pallone che termina altissimo. Magari se poi anche Maurizio Piscardi, che per noi è a bordo campo, riesce a vedere i confronti di chi si stanno scatenando le ire
nella tribuna d'onore della tifoseria laziale. Intanto si riprende quando siamo vicini alla mezz'ora del primo tempo. Punteggio di Lazio 1, Parma 0. Negro, Di Matteo, prova il lancio, riesce a trovare Signori, punta Mussi, tocco per Winter, in area Winter, suo tiro cross è deviato da Couto e sarà ancora calcio d'angolo per la Lazio. Sempre simpatico, Nando Orsi. Maurizio, mi senti? Sì, ti sento. Guarda, io credo, cercherò conferma, che sia frutto questa contestazione di un colossale errore. C'è un signore che assomiglia moltissimo a Sacchi in tribuna, è praticamente identico. Poverino. Ed è stato fatto oggetto praticamente di una specie, una sorta di rivolta popolare per, dopo il gol di Signori, naturalmente bellissimo, e quindi si è dovuto prendere le proteste invece del commissario tecnico. Intanto attenzione a questo calcio d'angolo. Senza problemi la presa di Bucci, c'era anche una spinta e si riprende con un calcio di punizione per il Parma, lo rivediamo. Qui rivediamo l'intervento precedente e il calcio di punizione battuto subito da Bucci. Pavalli. Sensini ha recuperato per un attimo il pallone, poi Baggio, Mussi, ancora Sensini, tocchi corti dei giocatori del Parma, Zola. Mussi, Asprilla, fallo di Bergodi. Eccolo Cristiano Bergodi, giocatore importante di questa Lazio, perché si fa sempre trovare pronto nel momento in cui viene chiamato in prima squadra. Sempre con un rendimento assolutamente sopra la sufficienza. Intanto attenzione a questo calcio di punizione in favore del Parma, anche qui distanza notevole, barriera comunque nutrita, predisposta da Marchegiani. Non rischia la conclusione Zola, d'altronde per lui era una distanza forse eccessiva. Ha provato Capitan Minotti, mentre qui vediamo un primo piano di Gianfranco Zola. Criticato da qualche parte a livello di stampa locale, ma direi non soltanto. Qualcuno lo accusa di non essere troppo pronto nei momenti importanti, nei momenti che contano nei big match. Annotazione a mio avviso non troppo vera. Nel caso Zola, la sua carriera si è sempre messo particolarmente in evidenza, certo questo non accade soltanto nei match di secondo piano. Fuori gioco, tornato contro Asprilla, non protesta, perché già ne ha battuto la punizione. Si stende ancora sulla fascia sinistra la Lazio, con Favalli fermato da Couto in scivolata. Signori, cross per la testa di Boxic, sicuro in presa Bucci. Spinto Favalli. Poi ha preso un colpo Mussi, probabilmente da Winter. Ecco un quadrato, Haron Mohamed Winter, passato prestigioso per lui con la maglia dell'Ajax, con cui probabilmente ha avuto il torto di essere poi sempre troppo disponibile con i vari allenatori, disponibile a ricoprire più ruoli, praticamente quasi tutti. Questo gli è un po' precluso una certa carriera in nazionale. Attenzione a Zola, prontissimo Marchegiani in calcio d'angolo, controllo e tiro di sinistro di Gianfranco Zola sullo spunto di Di Chiara. Mette il controllo di destro, la botta pronta di sinistro,
si distende Marchegiani, dovremmo rivederlo meglio. Battuto intanto il corner e Marchegiani interviene sul colpo di testa schiacciato a terra da Sensini. Eccolo Winter, e lui l'ultimo a toccare nel rimpallo, non secondo l'arbitro, però è rimessa affidata alla Lazio. Pavalli insiste molto sulla sinistra in questo primo tempo alla formazione biancoceleste. Winter verticale per Boxic, da sottolineare quello che è il grande movimento che fanno gli avanti laziali, assolutamente intercambiabili per quanto concerne le tre posizioni, quella centrale, quella di destra e quella di sinistra. Ad esempio Boxic l'abbiamo trovato in tutte e tre le posizioni nello spazio di 35 minuti. Asprigna chiama in avanti Di Chiara, tocco arretrato, attenzione a Spriglia, andato a terra nel contatto con Pavalli, l'arbitro era vicinissimo, lascia proseguire Winter, c'è spazio per il contrattacco laziale, è buono il corridoio per Venturin, immediato il centro, lo controlla però Minotti senza problemi. Sensini, con Dino Baggio, Minotti davanti per Zola che viene a prendersi la palla sulla tre quarti, poi Mussi, Zola, Spriglia cerca il numero, riesce a filtrare in aria Spriglia, finta il cross e poi lo effettua deviato da Bergodi. Ancora il colombiano, tocca fuori, dichiara, centro immediato, Winter allontana, poi c'è un rimpallo con Di Matteo, colpo di testa di Negro, Mussi, riesce a servire Zola, limite, si gira Zola, e la Lazio ha corso un rischio quasi gratuito, merito della volontà del Parma ma anche di qualche ingenuità difensiva della retroguardia di Zeman. Proprio su queste sbavature, e siamo alla terza in questo primo tempo, che probabilmente il Boemo dovrà e cercherà di intervenire nell'immediato futuro. Couto recupera un buon pallone, Mussi, Minotti, poi Colloni, fermato a Spriglia dall'intervento di Chamot, poi testa di Minotti, quello di Winter, non c'è fuorigioco, posizione regolare, Boxic, ed è bravissimo Bucci a tu per tu con il croato, è stato molto bravo Luca Bucci, rivediamo, guardate l'intervento, cerca di superarlo con un piccolo pallonetto, Boxic è stato prontissimo nella sua uscita Bucci, lasciandosi direi decisamente perdonare l'errore in occasione del gol di Signori con cui la Lazio sta conducendo al 37esimo del primo tempo. Di Matteo, l'apertura era verso Venturin, scaturisce calcio d'angolo in favore della Lazio, intervento di Di Chiara, sta provando ad uscire fuori il Parma in questa fase finale del primo tempo, fiatato per un attimo probabilmente la Lazio, ma adesso sta nuovamente impegnando la retroguardia di Scala, tutto il corner e il guardaline segnala che è stato fatto in maniera irregolare da Zola che era troppo vicino, no, forse ha segnalato il fallo di mano, infatti Zola nella sua mimica ha detto no con il corpo, infatti l'arbitro assegna la punizione. C'è Signori sul pallone, attenzione perché da quella posizione potrebbe anche cercare la conclusione, cerca invece il secondo palo, palla ancora nel mucchio, Winter anticipato da Minotti, poi Asprilla mette fuori, Crippa, gamba tesa dice Trentalange, intervenuto coraggiosamente Bergodi, ha preso una botta, rivediamo, sta guardando però il pallone Crippa, non c'è volontarietà in questo fallo, anche se Roberto di la botta l'ha presa proprio al volto,
sta facendo curare a bordo campo dai sanitari della Lazio, rientra comunque in campo. Mentre c'è il fallo di Baggio su Rambaudi. Eccolo qui Rambo Rambaudi, vedete la sua scheda, 93 partite, 17 gol, che non è sicuramente un che ha l'obbligo di segnare. Rambaudi è un giocatore che di gol ne ha fatti fare tantissimi e molti, dei 64 che vi dicevo in Serie A di signori sono probabilmente anche merito suo. Chiara prova ad affondare, fuori proprio Bergodi, sui piedi di Minotti però, Sensini, fallo, adesso si lamenta Sensini, qui rivediamo il fallo di Negro, e probabilmente Sensini è andato a chiedere addirittura l'espulsione di Negro come ultimo uomo, comunque fallo volontario. L'abbiamo rivisto, poi Silvio Sarta lo rianalizzerà alla sua moviola. È stato ammonito Negro, comunque questo calcio di punizione si dato al destro di Zola. Notevole ma non impossibile, prova Zola, tagliato, traversa, ecco il nostro instant replay, la grande punizione di Zola, non ci arriva Marcheggiani, per sua fortuna la palla tocca la traversa e nonostante il volo comunque c'era il portiere della Lazio, non riesce a toccare. Rivediamo. È l'impressione che se fosse stata nello specchio della porta Marchigiani con un balzo prodigioso c'era arrivato. Comunque abbiamo avuto un assaggio, se mai ce ne fosse stato bisogno, delle straordinarie capacità balistiche di Zola. Crippa. Messa laterale in favore del Parma affidata di Chiara. Scambio con Zola. Subito pressato di Chiara, raddoppiano anche su di lui Apolloni, Zola, questo è Crippa, si alza la bandierina del guardalinee e segnerà l'offside di Aspriglia. Ce l'ha data a noi, In piedi Giovanni Galli, uomo di grande esperienza, un acquisto nello spogliatoio e in caso di necessità in campo poi di grande valore, operato dal Parma. D'altronde il Parma è una società che sul mercato si muove con grande decisione, grande potere, merito del presidente Perganesi, del padrone Tanzi, attenzione tanto a Boxic, ma soprattutto direi dell'abilità di Pastorello. Sapientemente questo trio sta costruendo un grande Parma anche per il futuro. Prova Polloni intanto, l'ha chiuso Negro. Chiara, Apolloni pressato ancora da Negro e poi non riesce però ad evitare la rimessa laterale. Meno di due minuti al riposo, al mio cronometro, sempre Lazio in vantaggio per 1-0, gol di Signori. Apolloni prova il lancio, gira di testa Baggio, non raccoglie Aspriglia, lo fa Marchigiani, riparte la Lazio. Negro, Rambaudi, cerca di far entrare Venturin, raccoglie invece Boxic, fallo di Sensini, sta correndo molto, sta cercando di coprire in diverse zone del campo, forse lui però è l'involontario problema del Parma in questo momento, nel senso che Nestor Sensini è chiaramente un giocatore dalla dimensione difensiva, probabilmente Brolin al suo posto, ma certo stiamo andando
ad affondare a piene mani nel seno del Poi, sarebbe stato più utile in questo momento con il Parma che deve recuperare. Rimessa laterale in favore della Lazio, testata da Boxic. Molto rapido Zola ha recuperato il pallone. Negro, Apolloni, Crippa per Zola, affrontato da Di Matteo, norma del vantaggio, Baggio appoggia dietro, Minotti ancora verso Baggio, è ancora applicata la norma del vantaggio da 30 lanci, poi Aspria viene fermato da Bergodi. Favalli, troppo lungo il pallone per Di Matteo, viene chiuso da Mussi, Minotti, Baggio, non si chiude la triangolazione per l'intervento di Winter. Bergodi pressato addirittura da Fernando Couto. Marchegiani preferisce rifugiarsi in fallo laterale per riorganizzare tutta la squadra. Dichiara. È scambiato con Crippa. Come 30 lange. Giudica falloso probabilmente il pressing di Venturin. E questo è un dato che va comunque sottolineato, il grande pressing, il grande dinamismo dei giocatori della Lazio. Non che il Parma non attui con continuità e con volontà il pressing, ma la posizione dei giocatori della Lazio almeno in questo primo tempo sembra superiore. Pallone troppo lungo per Mussi, lo recupera Couto. Minotti, fuori gioco di Sensini. Fuori gioco che la Lazio ha attuato spesso nel primo tempo, finora senza correre nessun rischio. Solitamente il fuorigioco, se applicato più volte, può anche creare qualche rischio, perché poi la squadra avversaria può prendere delle contromosse. Sinora è impeccabile la tattica dell'offside della società biancoceleste. Winter, Di Matteo, Rambaudi di prima cerca di girare verso Boxic, è venuto Minotti, poi palla indietro a Bucci. Di venire a raccogliere qualche pallone a centrocampo, sempre francobollato però da Bergodi. Aspria, quello che era il grosso timore della Lazio, cioè l'esplosività, la rapidità, la velocità in verticale di Aspria, è stato sino a questo momento di fatto annullata da Bergodi. Dopo i test di Ciamotta, Aspria le prese con Winter, scivola poi il colombiano, Winter alla meglio. Signori, davanti c'è Boxic, il tocco è per il croato, interviene Apolloni, c'è però Rambaudi. Dichiara, lo anticipa, e Apolloni allontani. Sensini ha scambiato con Minotti, poi allarga verso Crippa. Dichiara sempre verso Crippa, cerca la triangolazione con Zola, passaggio di ritorno impossibile. Bergodi appoggia indietro a Marchegiani, che si disimpegna molto bene anche con i piedi. Altrettanto Negro, che non controlla e regala la rimessa laterale in zona d'attacco al Parma. Potrebbe essere l'ultima opportunità per la squadra di Scala in questo primo tempo. La rimessa si incarica Sensini. Negro da commettere fallo su Zola. Qui vediamo, cerca l'agilità Zola, lo cintura Negro. Zola pronto a scodellare probabilmente in aria il pallone. Tutti i colpitori di testa del Parma sono nei 16 metri di Marchegiani. Mette nel mucchio Zola, pallone che si impenna, Marchegiani esce in presa, anticipa Dino Baggio. Ottima la prestazione dell'estremo difensore della Lazio sino a questo momento, ma direi un po' tutta la squadra di Zeman ha interpretato al meglio il primo tempo. Aspria lotta con Boxic, interviene 30 lange per decretare però la fine del primo tempo, quasi 4 minuti di recupero. Lazio in vantaggio per 1-0, il gol di Signori, un vantaggio a mio avviso giusto per quanto si è visto nei primi 45 minuti di gioco. Questa è la Lazio che
si attendeva il pubblico dell'Olimpico, una Lazio pronta a correre su ogni pallone, che raddoppia, che triplica anche la marcatura, che va a pressare, che si getta poi in avanti, lo ha fatto con saggezza. Il Parma invece ha rinunciato un po' alla dimensione offensiva nei primi minuti, lo ha fatto con la scelta, ripeto, di Sensini per assicurare maggiore copertura, non che abbia sofferto molto nei primi minuti, però poi subito il gol non è riuscita a creare poi troppi problemi a Marchigiani, che peraltro è stato sempre pronto, ci ha provato su punizione l'inquadrato Gianfranco Zola, è andato a toccare la traversa, però parlando di legni della porta, due ne aveva colti subito sullo 0-0 la Lazio. Quindi non possono poi lasciare spazio unicamente alla fantasia, fantasia sì, volontà offensiva sì, ma poi anche gioco concreto, perché il risultato in questa partita è fondamentale. Abbiamo sentito Crippa al nostro microfono che prima della partita ha detto chiaramente il campionato non finisce questa sera, però potrebbe iniziare questa sera, come sottolineava Scala, in caso di vittoria del Parma, e chissà dove potrà arrivare la Lazio, non soltanto con la fantasia, in caso di vittoria se riuscisse a fermare il Parma capolista, un Parma a punteggio pieno. E in questo sguardo, in questi occhi, in questa determinazione, quelli di Beppe Signori, c'è tutta la grinta del Lazio, ma c'è anche la sostanza della Lazio. È lui che ha segnato il gol che sino a questo momento sta decidendo il confronto. Lazio, ricordo, in vantaggio per 1-0, rientra anche Zeman. Io vi ricordo anche un appuntamento straordinario che vi propone Telepiù al termine di questa Parma che deve recuperare un gol all'Olimpico per difendere il suo primato. Lazio che tocca il primo pallone del secondo tempo. Non mi sembra ci siano state novità, allora rivediamo le formazioni. La Lazio con Marchegiani, Negro e Favalli, Di Matteo, Bergodi e Chamot, Rambaudi, Venturin, Boxic, Vinter e Signori. Il Parma che in questo secondo tempo attacca da sinistra verso destra con Bucci, Mussi e Di Chiara, Minotti, Apolloni, Couto, Sensini, Baggio, Crippa, Zola e Aspria. E Signori che manovra. Va al lancio lungo a cercare Boxic in area, è stato anticipato, sarà calcio d'angolo però per la Lazio, intervento in scivolata di Gigi Apolloni, che oggi sta avendo il suo da fare con il mobilissimo croato Alen Boxic, ragazzo giovane, 24 anni, un'annata straordinaria al Marsiglia nel 93, titolo di capocannoniere con 23 gol, campionato e Coppa Campioni per lui. Un Boxic che in Jugoslavia con l'Hajduk di Spalato non aveva vinto tantissimo, soltanto la Coppa di Jugoslavia nel 91, vinta contro la Stella Rossa, quella Stella Rossa che poi sarebbe andata a vincere la Coppa dei Campioni. In possesso di palla Winter. Signori di prima, gira ancora a cercare Boxic. Lazio che insiste con Favalli, prova ad allargare verso Rambaudi. Raccoglie Venturin. Eccolo Rambaudi. Non riesce lo scambio tra i due. È venuto Dino Baggio, poi Di Chiara, Apolloni, ora Sensini. Ancora Di Chiara. Minotti. Vederla dalla tribuna anche in questo momento, ma dall'inizio della partita la Lazio è veramente splendida nell'ordine in cui si schiera nel suo 4-3-3, e oggi lo sta facendo senza neanche rischiare troppo. Intanto qui c'è un cartellino giallo anche per Apolloni, ancora intervento da dietro, questa volta su Rambaudi, e lo rivediamo, il cartellino giallo scattato anche per lui. Minotti, Aspria, ha sempre il problema di doversi girare, poi gli entra uno, se non due uomini addosso, questa volta l'ha fermato Di Matteo. Winter va a verticalizzare subito, c'è spazio davanti a Signori, al centro c'è Boxic solissimo, il cross forse un po' troppo sul portiere, è lungo, va a raccoglierlo comunque Boxic, questo è stato anche spinto da Di Chiara che comunque controlla. Questa volta ha sbagliato Signori, perché cercato un centro troppo in profondità, e si è cercato un centro arretrato, c'era Boxic solissimo nell'area avversaria. Eccolo il croato anticipato, poi un fallo, medaglia di Crippa e calcio di punizione in favore del Parma.
Intanto Scala ha mandato a scaldare alcuni uomini. Naturalmente potrebbe essere prevedibile anche l'ingresso, seppur non in ottime condizioni fisiche, di Marco Branca. Per aprirsi un varco intanto per Zola. Ma ricacciato indietro però dalla Lazio. La rimessa si incarica Senzini per Couto. In testa Favalli, poi Winter pressato da Mussi. Baggio a Spriglia. È intervento duro di Aspria su Chamot. È una sorta di vendetta per il primo intervento dell'argentino. Ammonito anche Aspria, che in effetti va a cercare le gambe dell'avversario. Probabilmente aveva ragione Aspria all'inizio, nel senso che il primo fallo c'era di Chamot, aveva lasciato correre l'arbitro, poi che cerca la vendetta personale trova giustamente l'ammonizione Aspria. Rambaudi, Favalli, Mussi, Couto preferisce appoggiare indietro a Bucci. Di testa Favalli, controllo di Winter che sta partecipando molto a una manovra, qui però tocca male. Questo inquadrato era Castellini, uno dei quattro giocatori del Parma che si stanno scaldando, oltre naturalmente a lui Pin, ben arrivo e Branca. E poi testa di Bergodi, fascia centrale per la Lazio con Winter, trattiene fallosamente Baggio, la punizione già battuta. Mussi, Zola, Couto, Baggio. Non riesce a guadagnare molto spazio il Parma, soltanto la rimessa laterale che adesso va ad effettuare Senzini. Zola cerca il numero, trova il fallo, fallo di Di Matteo, che in questa fase si sta occupando molto da vicino di Gianfranco Zola. Sta facendo un lavoro più perimetrale, qui rivediamo il suo guizzo. Zola che sta cercando di fare più movimento, di venire a trovare dei palloni anche fuori, forse anche per favorire gli inserimenti degli esterni o anche di qualche centrocampista. Ora tocca corto alla punizione per Senzini, spadellato al centro, ha entrato due volte Boxic. Apolloni verso Mussi, pallone però imprendibile. Entrato Mussi, che torna in una finale UEFA e una Coppa Italia vinta. Chamot anticipa Zola, Di Matteo, spazio per Favalli. Signori, passato da Mussi, costretto a toccare ancora fuori Favalli. Boxic sempre di sponda, il suo palleggio pressato da Couto, recuperato Crippa, Aspria, più allontanato dalla Lazio che con un tentativo di costruzione del gioco comunque recupera il pallone, prima Rambaudi poi Venturini. In profondità Apolloni, tocca e questa volta Signori non si è coordinato benissimo, aveva Mussi addosso, lo rivediamo, gli impedisce una conclusione pulita Mussi. Era comunque una buona opportunità questa per Beppe Signori. Zeman in panchina, Baggio, Mussi a supporto, chiama palla Spriglia, riceve, potrebbe chiudere il triangolo, invece preferisce riaprire per Baggio. Tolto il controtempo Crippa, Rambaudi, svaria questa volta a destra Boxic. Straordinario il movimento del croato, ora punta Minotti che lo rallenta, poi lo ferma Crippa, dichiara. Si allarga Zola, si accentra invece di Chiara, c'è Aspria. Winter ha fermato tutti. Venturin. Signori,
per Boxic, cercava l'inserimento largo di Rambaudi, invece questa volta non è scattato. Riparte Crippa, tutti e due tecnici in piedi. Questo forse è il momento focale della gara, perché il Parma sta provando ad uscire, mostra di essere molto più presente di quanto non sia stato nel primo tempo. Il Parma è una squadra straordinaria che da un momento all'altro può cambiare veramente una partita. Adesso guadagna calcio d'angolo sul tentativo di Bergodi di liberare. Adesso il Parma attende un attimo che arrivino anche le torri difensive. Vuole qualcuno sul secondo palo, Marchegiani è pronto dalla bandierina. Zola batte a centro area, è stato anticipato Baggio, può lottare a Baudi. Mussi, passato da Signori, è buono, elegante il disimpegno del Parma, attaccato però Mussi finisce col perdere palla, gliela rubata Winter. Signori, le prese con Mussi, la doppia Sensini, va via Signori, chiuso da Mussi, poi Sensini, tocca per Minotti. Crippa, Minotti vuole ragionare, Zola prova ad accentrarsi, resiste a Di Matteo, anche un'altra carica, chiede il triangolo, lo tiene Zola, Marchegiani prontissimo. Quindi vediamo l'ultimo guizzo di Gianfranco Zola, protegge comunque Ciamotto in uscita di Marchegiani. Il pubblico dell'Olimpico capisce che è un momento non facile questo per la Lazio, allora fa sentire il suo incoraggiamento. Intanto scende Di Chiara, Aspriglia, limite, va giù a contatto con Ciamot. Protesta la panchina, protestano i giocatori in campo del Parma. Probabilmente altro materiale per Silvio Sarta e per la sua moviola. Vedete che continua a protestare seppur garbatamente Zola. L'arbitro ha segnato soltanto la rimessa laterale al Parma. Si dà pace Zola. Intanto si è perso il pallone con una grande corsa, è stato Bucci ad andare a recuperare il pallone al centro del campo. Intanto c'è il cambio, i numeri che erano stati forniti all'inizio erano sbagliati, ma il 15 era dato ben arrivo, invece chiaramente Branca l'uomo che sta entrando. Esce Dino Baggio, al suo posto Marco Branca con il numero 15, naturalmente non con il numero 16. Adesso cambia la fisionomia del Parma, che va con il tridente, quella che era stata la tentazione della vigilia di Scala, adesso è una necessità. Attenzione a Zola, il cross è ribattuto, sarà calcio d'angolo. Altro corner per un Parma che pressa. Sono 5 uomini nell'area di Marchegiani. Anche Minotti in agguato, parte il cross, Marchegiani in presa, una piovra, anticipa tutti. Winter. Mussi andava a fermare Boxic, Sensini. Agitato Scala, qui c'è un errore difensivo, ne approfitta subito Signori che si invola. Signori, e c'è il fallo di ostruzione su di lui di Minotti,
Minotti che tra l'altro era già stato ammonito. Lo rivediamo, ha provato a far fallo da dietro Apolloni. C'è il fallo di Minotti, l'arbitro lo ha reputato comunque falloso e probabilmente anche in questo caso ci potevano essere quantomeno per somma di ammonizioni gli estremi dell'espulsione, così come a mio avviso nel primo tempo c'erano per Negro. Però attenzione a questo calcio di punizione, ancora Signori, c'è zona anche di Matteo. Signori ha cercato non la conclusione ma un tocco strettissimo, Tarni è riuscito a mettere fuori il pallone, poi Zola ha beffato Bergodi, prova a galoppare verso l'area avversaria, si accentra Zola, conclusione ribattuta, insiste però il Parma, è un buon momento questo della gara. Mussi punta l'avversario, questa volta era Di Matteo che lo mette giù. Massimo? Sì Maurizio, dimmi. Io ho l'impressione, ma è soltanto un'impressione in questo momento, che Scala stia meditando di sostituire Mussi. Gli ha chiesto come stai, Mussi gli ha risposto sto bene, ma sono le classiche domande che si pongono quando evidentemente, certo, si ha l'intenzione di magari così operare una sostituzione. Perfetto, puntuale come al solito il contributo del nostro bordo campo con Maurizio Biscardi. Calcio di punizione per il Parma, mentre in effetti si sta scaldando. Ben arrivo Zola, c'è stata la deviazione, altro corner in favore del Parma che sta premendo e la Lazio si sta facendo un po' schiacciare nella sua area, più che altro direi per merito della squadra di Scala. Dalla bandierina va Zola, ancora a centro area. Finora hanno avuto sempre la meglio le torri difensive della Lazio. Zola recupera però, pronto a un cross, finta di entrare su Signori e un tiro quello di Zola, piazzatissimo Marchegiani. Tocco di Mussi, poi lo stesso Mussi che va a coprire toccando indietro per Bucci che riprova dalla parte opposta dove c'è Sensini. Con Venturin, Franca pressato da Bergodi, intervenuto Negro a concedere soltanto la rimessa laterale in zona d'attacco al Parma. I minuti sono 16 nel corso del secondo tempo, Lazio sempre in vantaggio per 1-0, ma Parma che sta giocando molto meglio. A livello di sensazioni la Lazio sta un po' soffrendo in questa fase. Parte il cross, lo mette fuori Chamot, Sensini recupera, altro centro a cercare Aspria, questa volta messo fuori Winter. Signori fermato in scivolata, ma la rimessa dovrebbe essere per la Lazio, così è infatti. Tanto anche la Lazio sta facendo scaldare un uomo, Signori. Prova Minotti, fuori gioco, ancora una volta puntuale la trappola dell'offside. Negro, Rampaudi prova ad accentrarsi, glielo ha impedito Apolloni, c'è però Chamot che sale e poi il rimpallo sfavorisce ancora Rampaudi. Lungo rinvio di Bucci, testa Bergodi, Winter tagliato fuori Mussi, può ripartire Signori, centro naturalmente Bozzi, Signori a gira Minotti, non in grandissima giornata, parte il cross al centro, pallone che attraversa un po' tutta l'area, Venturino lo riapre per Negro, pressato da Crippa, bene però palla al piede Apolloni, sta giocando un buon secondo tempo. Aspria che
perché il trio offensivo del Parma è quello che in questo momento sta giocando leggermente più arretrato rispetto agli altri. Zola taglia il campo, Sensini per Di Chiara. Il Parma ha sfruttato di più nel primo tempo, ha un po' dimenticato in questo inizio di ripresa. Ancora l'argentino, quasi zona tiro, preferisce il suggerimento in profondità. Marchigiani senza problemi. Sbaglio rinvio però, Marchigiani si scusa. Non è il primo che sbaglia in questa partita, Marchigiani. Ancora Sensini. Vedo con una spriglia, ancora indeciso Minotti, per rubare tempo e pallone da Rambaudi. Marco c'è Venturini, tocca alla centrale per Boxic, manda ancora tutto l'ottimo a Polloni. Crippa, galoppa, Branca aspetta l'arrivo di Asprilla, chiede triangolo il colombiano. Sormontabile il baluardo di Chamot, Di Matteo. Cavalli lascia a Signori, va poi a suggerire il passaggio sulla fascia. Signori preferisce una manovra ancora una volta più tranquilla e ragionata. Venturin, ora Negro, Metana Couto, Venturin. Intervento di Minotti, in effetti l'ultimo tocco è stato quello di Boxic, giustamente la rimessa è a favore del Parma. Intanto chiama un cambio la Lazio, sarà Fuser per Venturin. Crippa, Di Chiara, prova ad affondare Negro in scivolata, mette il pallone in calcio d'angolo. Adesso c'è spazio per il cambio, è pronto anche la sostituzione di Benarrivo. Allora esce intanto Venturin ed entra Fuser per quanto riguarda la Lazio. Sostituzione anche poi nel Parma. Entra Benarrivo. Intanto vediamo pronto Fuser. Dicevo, entra Benarrivo al posto di Mussi, come opportunamente si aveva anticipato Maurizio Biscardi, leggendo quelle che erano le intenzioni di Scala. Primo piano per Antonio Benarrivo, battuto intanto il calcio d'angolo ed è il pareggio del Parma, il pareggio del Parma al 21esimo. Branca probabilmente, Marco Branca, 21 minuti sul cronometro nel secondo tempo e il Parma pareggia. Rivediamo il corner di Zola, batte tagliato e il gol di Branca appostato sul secondo palo. L'errore nelle formazioni, qui intanto rivediamo la dinamica del gol. Tocca il pallone Minotti, taglia fuori Marchigiani, è prontissimo Branca in scivolata a siglare il gol dell'1-1. Vediamo anche il nostro super slow motion, vedete l'anticipo di Minotti che tocca di quel tanto, immobile completamente la difesa della Lazio, difesa statuaria. Ne approfitta Branca, entrato da pochi minuti, a siglare il pareggio. Pareggio per quanto mi riguarda meritato, perché il Parma stava giocando meglio, l'avevo detto, la Lazio non pressava più come nel primo tempo. La Lazio che aveva arretrato di un buon 10 metri il suo centrocampo, si è fatta chiudere nella sua area. Il Parma alla fine ne ha approfittato, quindi ha pagato subito la scelta del tridente, si è trovato al momento giusto, al posto giusto Marco Branca. Dicevo, tra l'altro, l'errore nelle formazioni che sono state consegnate ad inizio partita ha tratto in inganno anche lo speaker, che ha dato il gol a Benarrivo. Chiaramente il gol è di Branca e adesso sulla spinta, sull'inerzia proprio mentale, il Parma prova ad andare ancora in avanti, lo ferma Signori, ma si trascina poi il pallone oltre la linea bianca. Altro cambio per la Lazio, arriva anche il momento di Gigi Casiraghi, risponde prontamente al pareggio Zeman,
al posto di Rambaudi, mantiene chiaramente, non va a snaturare il suo gioco, mantiene e conferma il tridente, mentre però un giocatore dal peso offensivo addirittura maggiore come Gigi Casiraghi al posto di Rambaudi, tra l'altro stanco. Rambaudi ha giocato una buona partita, ha dato tanto, è un po' sceso però il suo rendimento nel secondo tempo. Bene arrivo, ha subito fallo, problemi per Bene arrivo, rivediamo. È il fallo di Favalli con la gamba di richiamo, è il fallo volontario questo di Favalli. Tra l'altro anche Favalli è tra i giocatori ammoniti. Ho parlato con Benarrivo proprio all'arrivo delle squadre all'Olimpico, non era molto convinto di giocare. Benarrivo oggi è forse uno dei migliori, se non il miglior fluidificante che ci siano in circolazione, chiaramente tenuto lontano da problemi muscolari del dopo mondiale. Lui è stato uno degli eroi positivi dell'Italia, temeva guai maggiori in caso di impiego, ma ha detto chiaramente per la causa del Parma, se c'è bisogno sono pronto ad entrare. Calcio di punizione intanto scodellato da Zola in aria, allontana la difesa della Lazio, prova la conclusione, Crippa deviata, sarà calcio d'angolo e la Lazio sembra un po' alle corde, quasi incapace di rispondere. Il Parma cerca di approfittarne, molto vigile, molto attento come al solito in panchina. Scala continua a far cenni, è chiaro che è un momento estremamente positivo questo per un ottimo Parma. La bandierina Zola nel mucchio, toccata ancora a Bergodi, poi Winter, Ben arrivo ripropone ma è attentissimo Marchegiani, butta via ancora un pallone, è il terzo dall'inizio della gara. Fallo di Asprilla, cioè fallo su Asprilla di Di Matteo, punizione battuta rapidamente, attenzione a Zola in area, Zola mette al centro, Parma in vantaggio, il gol di Branca, la doppietta di Marco Branca e il Parma va in vantaggio, dormita ancora generale della Lazio, non riesce Favalli a inseguire Zola, non può nulla Marchegiani e questa è la grande serata di Branca. In tre minuti due gol che mettono in ginocchio almeno momentaneamente la Lazio. Hanno dormito ancora i giocatori della Lazio, un po' ingenuamente ha battuto rapidamente la punizione il Parma, tutti fermi, a nulla è valsa la rincorsa di Favalli, è stato molto bravo, estremamente altruista Zola, ha messo al centro e non ha perdonato, d'altronde non poteva sbagliare da quella distanza un ottimo bomber come Marco Branca. Branca che ha qualche problema, pensate se non avesse nessun problema. Ricordo che Branca ha vinto lo scudetto con la Sampdoria, prodotto del vivaio del Cagliari, ha giocato, o meglio è stato nei quadri del Grosseto in C2 nell'81, poi Cagliari, Udinese, Sampdoria, Fiorentina, ancora Udinese e quindi Parma, per quella che per lui è probabilmente la ribalta più importante dopo l'avventura con la Sampdoria. Fallo intanto di Di Matteo, altra ammonizione, fallo di Di Matteo su Crippa, rivediamo, è andato però a cercare il pallone Di Matteo in scivolata, poi ha travolto anche Crippa. Dicevo di Branca, vivaio del Cagliari, ha vinto scudetto in Coppa Italia con la Sampdoria, ragazzo estremamente positivo non soltanto in campo ma anche fuori, grande appassionato ma in condizione di causa di economia, se per molti calciatori l'obbligo è la Gazzetta dello Sport, il suo primo giornale Il Sole 24 Ore, ma come avete visto poi questo gli permette di essere comunque puntualissimo anche calcisticamente parlando. Adesso altro fallo su Couto, lo ha commesso Favalli che è entrato un po' scoordinato, poi un po' ingigantito anche l'entrata di Favalli che però comunque con l'anca butta via l'avversario. Anche Favalli è nella lista degli ammoniti e a mio avviso anche nella lista dei graziati di Trentalaggio. Asprilla, rimessa laterale della Lazio, è
c'è molto tempo a disposizione per i biancocelesti per tentare di recuperare. Siamo già oltre il 28esimo del secondo tempo, Lazio 1 Parma 2. Incredibile KO firmato da Branca, un 1-2 terribile che per il momento sta mettendo al tappeto la Lazio, che prova a reagire, però palla in aria per Boxic. Casiraghi si gira, è buona la coordinazione, guadagna però il calcio d'angolo perché c'è stata soprattutto la prima respinta di Apolloni. Forze fresche in attacco per la Lazio con Casiraghi, battuto il corner nel mucchio, Bucci in presa non ha problemi. E per i portieri a livello di rinvii non è serata. Ha recuperato Favalli, poi Boxic. Buona l'apertura, Fuser. Signori, signori, pareggio della Lazio. Beppe Signori, nel momento più difficile della Lazio, Signori va a levare le castagne dal fuoco. Molto intelligente il tocco di Fuser, basso, e vedete l'entrata di piatto sinistro di Beppe Signori. 2-2. Qui non poteva nulla Bucci, tra tre difensori riesce a colpire Signori. A sottolineare la colpevolezza della difesa, in questo caso del Parma, non si può far tirare Signori tra tre avversari. E poi tutta la gioia di Beppe Signori sotto la Nord, 2-2. Alla doppietta di Branca risponde Signori con il suo quinto gol stagionale. C'è ancora tempo adesso per tante emozioni, manca un quarto d'ora alla fine e mai come in questo momento a mio avviso la partita è aperta. Riprende coraggio anche la tifoseria laziale, rinvio di Bucci. Branca fermato a Spriglia. Fuser, Ciamotto, Negro, buono l'intervento di Chiara, poi Aspriglia che parte ancora da lontano, chiama palla Branca che è solissimo, non riceve perché opportunamente Bergodi ha toccato indietro Marchigiani di testa, poi Aspriglia lotta a centrocampo, recupera il pallone. Senzini, Chiara per Aspriglia, fermato da Di Matteo, buoni anche gli interventi in copertura di Casiraghi. Signori cerca di prolungare proprio verso il bomber monzese, tra l'altro Radiomercato ipotizza un suo passaggio anche in tempi brevi al Milan. Fuser devia il centro a Polloni. Crippa, inesauribile, ora Aspriglia, è un po' lento Aspriglia nella sua manovra a centrocampo, la Lazio non concede nessun ritardo agli avversari, condizione fisica straordinaria dei giocatori di Zeman. Signori cerca di andare in slalom, si allunga però il pallone, favorito nel rimpallo, Di Matteo allarga. Fuser che ha dato un buon impulso con il suo ingresso, poi sbaglia tutto nella conclusione di Matteo. E anche la scheda di Di Matteo, 24 anni, ha iniziato nella B svizzera, nello Sciaffusa, poi allo Zurigo, allenato da Iara, ha vinto lo scudetto con l'Arau come libero, venendo eletto secondo miglior giocatore di quel campionato, figlio di emigranti abruzzesi. Parma, quando era in Svizzera per il Toscana, adesso naturalmente il suo cuore è sempre biancoceleste, ma batte per la Lazio. Di Matteo potrebbe avere un concreto futuro azzurro anche proprio come libero. Fuser, prova dalla distanza, palo! Il tracciante di destro di Fuser è andata a incocciare il palo ed è il terzo legno che coglie la Lazio. Neanche poi troppa fortuna per la squadra di Zeman, la partita è molto bella. Rivediamo, date la botta di Fuser,
pallone che gira e Bucci che era battuto è fortunato. La palla va a battere sul palo, il palo interno, la palla rientra, ma in quel momento non c'era nessuno pronto per il tap-in. 33 minuti nel secondo tempo, Lazio 2, Parma 2. Colpo di testa di Winter. Poi quello di Benarrivo, mette palla a terra, Crippa, ancora Benarrivo. Zola prova ad allargarsi, a dar più respiro alla manovra. Al centro c'è Branca che chiama palla, ma ha due uomini addosso, arriva anche a Spriglia, parte il centro proprio per il colombiano. Deviazione volante che doveva essere probabilmente un assist per Branca, recupera Zola, non è finita la spinta del Parma. Parte il cross, c'è Sensini, colpo di testa, cercare ancora Branca, allontana Chamot. È un Parma trasformato in questo secondo tempo, ha messo in difficoltà la Lazio per una ventina di minuti, poi la Lazio è tornata a quella dei primi 45 minuti, adesso la partita è splendida. Signori, Di Matteo può allargare sulla destra, lo fa con un briciolo di ritardo, permette la chiusura di Di Chiara. Sensini, anche lui è cresciuto nel secondo tempo. Chamot prestato da Branca, si libera del pallone appoggiando su Favalli. Applausi convinti del pubblico dell'Olimpico, meritati assolutamente da tutte e 22. Coxic pronto al cross, è una finta a rientrare invece la sua, appoggia dietro Winter, manca la conclusione, alla fine allontana Di Chiara, insiste però tambureggiante in avanti la Lazio. Signori, c'è Favalli, un tocco per Boxic, Boxic chiuso da Couto. Sensini a Spriglia, largo c'è Zola, vicino c'è Branca che riceve, rischia molto meno però adesso la Lazio, più accorta in difesa. Zola, cerca di liberarsi dell'assillo di Negro, ci riesce solo a metà, pallone in profondità per Aspriglia, ma esce Marchegiani, un'impresa bassa, o meglio con un intervento diretto sul pallone, riesce ad allontanare il pericolo. Poi Di Matteo con calma, ha scambiato con Bergodi. Winter, fallo di Minotti, calcio di punizione. Minotti ha rischiato col fuoco due o tre volte, è stato ammonito quasi subito nel primo tempo, gli ha concesso molto poi Trentalaggio. Favalli, il suo centro direttamente su Bucci. Non ha arbitrato assolutamente male Trentalange, poi le fasi più calde, più importanti le rivedremo alla moviola di Silvio Sarta e di Fulvio Collovati alla fine della partita. La mia impressione è che probabilmente, soprattutto nei provvedimenti disciplinari, visto che ha ammonito molto, probabilmente nel corso del secondo tempo avrebbe potuto anche avere più coraggio in qualche decisione. Da l'una e dall'altra parte, tra l'altro, non soltanto pro Parma o pro Lazio. Caccia malissimo Negro. D'altronde il tocco di palla non è certo la cosa migliore del repertorio. Chamot, finale che sembra tutto di marca laziale. Di Matteo per Winter, poco più di 7 minuti alla fine, 2-2 tra Lazio e Parma. Taglia ancora Negro, ne approfitta Crippa, c'è comunque superiorità numerica per la Lazio, c'era offside in ogni caso di Branca. Primo piano meritatissimo di Massimo Crippa. Spesso si parla del tridente, dei grandi bomber, dimenticano giocatori come Crippa, che d'altronde ha già conosciuto anche più volte la maglia della nazionale, seppur in passato. Crippa ha giocato 12 volte con la maglia dell'Italia, esordendo a Perugia contro la Scozia nell'88, dicevo, spesso si dimentica il lavoro importante di uomini come Massimo Crippa, che ha già dato veramente tanto correndo dal primo all'ultimo minuto. Poi,
centro basso per Boxic, ancora Minotti, poi Asprilla anticipato di testa Di Matteo, ancora suggerimento in profondità, c'era però fuori gioco. Quadrato anche così Antonio Chamot, che ha fortemente e giustamente direi voluto Zeman dal suo Foggia. Leggero non rischia questa volta il lancio, appoggia verso Negro, fallo su Casiraghi. Stata la munizione per Di Chiara. Rivediamo l'intervento. È entrato più con la spalla che con le gambe Di Chiara. Ha accentuato forse Casiraghi il contatto. Comunque ammonizione, calcio di punizione per la Lazio, già battuto. Imperioso l'anticipo di testa di Couto. Pavalli. Altro fallo su Ben Arrivo. Vediamo, forse va a cercare il pallone, certo non leva poi la gamba Pavalli, uno di quelli che probabilmente avrebbe già potuto fare la doccia da qualche minuto. Apolloni, non è mai un sintomo negativo quando l'arbitro equamente da una parte e dall'altra, in questo caso permette anche qualche entrata di troppo. Forse allora bisogna ammonire meno però nei primi minuti di gioco. Couto. Crippa. Fallo su Couto. E ammonizione di Casiraghi, questa sacrosanta. D'altronde c'è un conto aperto tra Couto e Casiraghi. Qualcuno ricorderà la partita di San Siro. Eliminatorie dei mondiali, Casiraghi fece espellere molto mestiere Fernando Couto, poi le polemiche tra i due certo non si sono esaurite lì. Asprilla lavora un buon pallone, lo offre a Zola, si chiude il triangolo, ancora il colombiano, si fa vedere Branca, Asprilla vince un rimpallo, ancora Asprilla cerca di filtrare, va a fermarsi però sul muro difensivo della Lazio. Forse c'era un altro fallo su Signori, l'arbitro lascia correre molto. Zola, un arbitraggio quasi di stile britannico in questo secondo tempo. Sensini riesce ad evitare il ritorno di Boxic. Ben Arrivo. Minotti. Sul pallone Crippa. Volta cerca di liberare, mette il pallone in touche. Da questa immagine non sembra uno Zeman particolarmente soddisfatto, eppure la Lazio, se si escludono probabilmente 20 minuti del secondo tempo, ha giocato a mio avviso una buona partita. D'altronde è una Lazio preceduta dal cartello lavori in corso. Direi che i risultati parziali che strada facendo sta ottenendo la formazione di Zeman sono comunque positivi e incoraggianti. Qui 30 lance vale per dire Boxic, che forse ha usato i gomiti con Couto, certo era abbastanza vicino con una visuale non ostruita. 30 lance che comunque non prende, giustamente in questo caso, provvedimenti nei confronti di Boxic. Winter, Di Matteo, Fuser, ottimo il suo ingresso in campo, pallone a cercare la testa di Casiraghi anticipato da Minotti. Ben Arrivo, estremamente significativo e positivo il rientro in campo di Ben Arrivo. Un'aggiunta importante per una grande squadra con grandi ambizioni come il Parma. Winter, Boxic cerca spazio al limite, Boxic palla sul destro, prova la conclusione ribattuta, il pallone è sempre lì, infine riesce ad allontanarlo il Parma. Un minuto e mezzo alla fine, sempre 2-2,
tra Lazio e Parma. Ciamotto molto amato dal pubblico laziale, Favalli in profondità per Winter, per lui si potrebbe fare lo stesso discorso oggi fatto per Crippa. Ha giocato un'ottima partita l'olandese. Anticipo di Couto. Zola. Casiraghi in scivolata, va a chiudere il varco a Di Chiara. Sensini. Il lancio verso Branca. Lo aspetta vigile dall'ingresso della sua area marchigiana. Negro. Favalli. Gioco spostato ancora sulla fascia destra. Ora Bergodi. Mentre vedete che il nostro cronometro sta scandendo gli ultimi 30 secondi. Poi entreremo nella fase di recupero. Crippa. Di Sensini e ha cercato il contatto duro volontariamente, secondo me Sensini. Lazio batte la punizione con Di Matteo. Poxic, ancora Di Matteo, tocco d'esterno di prima di Winter, pregevole, ancora per Signori, cerca lo spunto, Winter il triangolo, Signori in area, Signori palla al centro. Allontana la minaccia, ma solo per un attimo il Parma. Ancora Signori, punta ben arrivo che lo chiude in scivolata. Sarà calcio d'angolo quando il 90esimo, il mio cronometro è già scoccato. Beppe Signori dalla bandierina, parte il cross. Negro voleva tirare di destra, alla fine ha tirato col sinistro. Quindi vediamo intanto l'azione precedente di Signori. Vedete il buon controllo, l'ottimo triangolo, l'intesa con Winter e poi il recupero di Minotti alla disperata. Primo piano per Diego Fuser, lo merita anche lui. Nel momento più difficile della Lazio, forse è stato uno di quelli che è riuscito con il suo ingresso più fresco, più lucido, a dare l'impulso offensivo che è servito poi per ottenere il pareggio, che adesso appare il risultato, come vedete, più logico nel momento che siamo già oltre un minuto dopo il 90esimo. Sensini a Spriglia, chiuso da Favalli. Di Chiara, lo rincorre Casiraghi, conviene ben arrivo, prendendo avanti per Zola. Negro, il classico intervento imparato all'oratorio, mette il pallone in tribuna. Dai, fischia la fine dell'Ande, fai prima Negro. Forse le ultime parure per Scala, ma oggi direi, poi ne parleremo abbondantemente in fase di commento. Le due squadre hanno dimostrato di essere due grandi e probabilmente, come aveva detto Signori quest'oggi alla stampa, forse il regno del Milan può essere messo in crisi proprio perché il domani può appartenere a Parma e Lazio. Direi che oggi, se ci fosse bisogno, intanto non c'è bisogno di un secondo pallone in campo, il pubblico lo ha restituito nel momento sbagliato. Dicevo, se ce ne fosse stato bisogno, sia Lazio che Parma hanno dimostrato il loro carattere nei momenti difficili. Prima il Parma e poi la Lazio ha giocato un ottimo primo tempo, il Parma ha dovuto cambiare dimensione mentale quando c'è riuscita, ha messo in crisi una Lazio che ha avuto un calo. Da grande squadra il Parma ha saputo ottenere prima il pareggio, poi andare in vantaggio, ma a quel punto è stata la Lazio a saper trovare dentro di sé la forza, aiutata dal pubblico, aiutata dal gioco di Zeman e dai suoi protagonisti, a trovare la forza per il 2-2 che adesso è il risultato definitivo. Un 2-2 firmato da Branca e Signori, due doppiette
Signori ha avuto una prestazione, anche perché ha giocato chiaramente di più, globalmente più importante, più significativa rispetto a Branca. Sono stati due grandi protagonisti. È difficile oggi trovare il migliore in campo, in tanti hanno giocato bene. La Lazio globalmente